Ecco, pronti. Allora, diciamo buonasera, buonasera a tutti, buonasera amici di Farsi Parola. Stiamo controllando i telefoni Non so cosa devo fare. per vedere se siamo in linea. Penso di sì, perché di solito arriviamo puntuali. Benissimo, sì. Allora, buonasera cari amici di Farsi Parola, buonasera Paola Giovetti. Ciao Edda, buonasera, bentrovata. Ormai sei un ospite abituale, per cui tutti i complimenti che ti ho fatto una volta tienli per buoni. Va bene, non ne parliamo più, lasciamoli Non ne stare. parliamo più, Basta, ecco. basta, basta Però complimenti. questa sera abbiamo veramente un appuntamento importante. Questi appuntamenti con Paola, cari amici, li facciamo alle 8:30 proprio perché è un orario in cui un'oretta non vi porta nessun impedimento, perché poi dopo potete dedicarvi in un dopo cena a uno spettacolo, a uno stare in famiglia. Invece quest'oretta ci permette proprio di concentrarla, per cui anche bando a tutti i saluti, sebbene io veda che state ritornando e siete gli amici così, così cari e così presenti che ogni qualvolta vi si vede è un piacere. Lo so bene che con Paola è un grande dono, anche, ho detto che non devo fare i complimenti, No, ma abbiamo comunque detto niente complimenti, niente solo complimenti. saluti e basta. Però Paola, tu mi hai detto che sei di ritorno da Torino. Sì, E sei tornata andata? ieri. Sono andata a fare una cosa abbastanza insolita, nel senso che non è così legata ai nostri temi. Sono andata a presentare una biografia di Coco Chanel che ho scritto per l'editore Lindau di Torino. L'anno scorso, il libro è uscito alla fine dell'anno, l'anno scorso era il centenario del profumo Chanel numero 5, che è Ecco. stato nato in circostanze molto molto curiose. Adesso non è questa la sera per parlarne, ma veramente No, molto curiose. non E è la poi era sera recente. per parlarne, però Paola, perché no? Non è uno dei nostri temi, cioè ricordare il profumo di Coco Chanel con il quale, diciamo, abbiamo passato una gioventù, ricordare una grande donna, ricordare anche le altre grandi donne di cui tu non hai fatto la biografia, ma che comunque hai ricordato. Perché no, non farci anche una Vuoi serata e che ti presentarci? racconti com'è nato Chanel Dai, numero dai. 5? Sì. È abbastanza divertente. Allora, Coco Chanel è stata una donna che ha avuto, non si è mai sposata, non ha avuto figli, però ha avuto tantissime relazioni, e tanti fidanzati, come si direbbe adesso. E uno di questi fidanzati è stato Dmitri Romanov. Dmitri Romanov era il cugino, primo cugino dello zar di Russia. Dmitri Romanov aveva allora 27-28 anni, lei ne aveva 10 di più. Si conoscono a Parigi, dove lei viveva, perché lui era scappato dalla Russia dopo l'eccidio dei Romanov, che lui aveva evitato per un pelo, nel senso che aveva partecipato al complotto per l'uccisione di Rasputin. Rasputin, questo grande mago, guaritore che la zarina teneva in grande considerazione perché era l'unico che teneva a bada l'emofilia dello zarevich, del figlio. In un periodo in cui lo zar era assente perché partecipava a una guerra, la zarina aveva tutti i poteri e si faceva consigliare da questo mago che, fra l'altro, la gente pensava che fosse diventato il suo amante e quindi avevano anche paura di quest'uomo, per cui un gruppo di nobili, tra cui Dmitri Romanov, pensarono di farlo fuori. E infatti si mettono d'accordo e riescono a farlo fuori, ma con molta fatica, perché evidentemente questo Rasputin aveva dei poteri speciali, perché resiste al cianuro, gli danno il cianuro dentro polpette, dentro pasticcine, niente da fare, e gli sparano, ma gli devono sparare più volte perché
non accenna a morire. Allora, quando torna lo zar e trova Rasputin ucciso, per non creare troppi problemi, non mette pene troppo severe per i complottisti, tra cui suo cugino, che non aveva partecipato materialmente all'uccisione di Rasputin, però aveva partecipato al complotto. E quindi lo manda in esilio. Lui va in esilio in Siria. E quando lui è in esilio in Siria avviene l'eccidio dei Romanov, quindi lui evita di essere ucciso proprio perché era in esilio. Però naturalmente era un periodo terribile per tutta la nobiltà russa, per cui lui riesce a scappare dalla Russia insieme a moltissimi altri nobili russi e va in Francia. I nobili russi, come era lui, arrivano in Francia con tutte le loro buone abitudini di grandissimi signori, ma senza una lira. Per cui cercavano, soprattutto gli uomini, di sposarsi convenientemente, di trovare delle ricche ereditiere, come fece anche poi Dmitri Romanov, che però, arrivato a Parigi, conosce Coco Chanel, che era una donna, fra l'altro, molto affascinante, una donna di potere. Lei allora era già famosissima, aveva 37-38 anni, era già una regina della moda, la sua maison era una delle più diffuse, delle più stimate e apprezzate. E diventano amanti, diventano rapidamente amanti. E questa storia dura non tanto tempo, dura un anno più o meno, perché poi Dmitri trova un'ereditiera, una ricchissima americana, la sposa, però resta sempre amico di Coco Chanel. Durante la loro relazione avviene che siamo appunto nel 2021, avviene la creazione di Chanel numero 5, perché alla corte degli zar era sempre stato importantissimo il profumo, cioè contenuto tantissimo. E il profumiere degli zar, che era un chimico, aveva lasciato anche lui la Russia, si era trasferito in Costa Azzurra, a Grasse. E Dmitri Romanov, saputo che Coco Chanel desiderava un profumo, perché tutti i grandi creatori di moda, a un certo punto, anche oggi, desiderano il proprio profumo personale, Certo. porta Coco Chanel a Grasse a incontrare il profumiere degli zar. E lei dà a questo profumiere le sue direttive, cioè dice che il profumo non deve essere monofloreale, tipo solo violetta, rosa, gelsomino, eccetera, come usava molto, ma deve essere un bouquet di profumi e le dà anche delle indicazioni. L'indicazione di base è che deve essere un profumo, una via di mezzo tra un profumo per una donna per bene e un profumo per una cocotte, quindi un profumo abbastanza, molto seducente. E il profumiere gli prepara cinque campioni. E lei sceglie il numero 5, per questo si chiama numero 5. Lei mette semplicemente il suo nome, numero 5, perché era il quinto. È un successo strepitoso quello di questo profumo. E ha reso ricchissimi sia Grazie. lei, tuttora i detentori dei diritti di questo profumo, perché lei poi a un certo punto cedette i diritti di diffusione, perché non aveva questa capacità di diffonderli in tutto il mondo, i diritti di diffusione a due fratelli, i quali lo portarono praticamente in tutto il mondo. Lei credo che le dessero il 10%, una cosa di questo tipo. Comunque bastò a creare una fama in peritura, quindi i 100 anni di questo profumo. E 50, lei è morta nel 71, quindi l'anno scorso ha dei 50 anni dalla morte di lei, che continua a interessare anche come personaggio, perché è stato un personaggio veramente incredibile. Oltre alla sua bravura di sarta, che ha liberato la donna, praticamente l'ha liberata dai vestitoni, dai cappelloni, dalle stecche, dalle sottane lunghe, da tutto quello che era scomodo e che se la donna oggi va vestita così, in gran parte si deve a lei, che all'inizio del secolo scorso appunto fece questa rivoluzione estetica della donna, di Allora, abiti semplici, eleganti e comodi. mi piace questo tuo aspetto un po' intrigante, perché Sì. vederti sempre con la Nina maglietta tutta per benino, sapere anche che ti occupi di fatti così, diciamo, Tutto, bisogna occuparsi di tutto, bisogna farsi di tutto, è ma per una carità. meraviglia. Ne parleremo, Paola, ne parleremo anche, poi hai Volentieri. fatto anche un libro su Madame de Stael, per cui si Sì. potrebbe anche unire le due cose. Adesso vediamo, Paola. Vediamo. Va bene, volentieri. Ricordati che nel frattempo, prima di cominciare il nostro argomento, io ho tirato fuori questo perché io sono affascinata da questo libro Ne e parliamo la voglio volta dire prossima. che, sì.
Il 30 quando tu ritornerai, perché purtroppo la prossima settimana con Paola per vari motivi miei Non riusciamo, non non riusciamo. riusciamo a combinare le date, però ripeto, vorrei proprio vedere di poter affrontare questo argomento, perché questo libro, dobbiamo dire al nostro caro amico Gianni Canonico che queste foto che sarebbero splendide in bianco e nero non ci stanno. E questo è un libro meraviglioso, anche una guida per località turistiche inesplorate da andare a cercare, da andare a... Io Magari quando... ti preparo delle immagini a colori da far Sì, vedere, alcuni di luoghi ecco, particolari. ti volevo dire questo, Paola, Sì, lo facciamo, perché lo questo facciamo. libro per me sarà che sono innamorata dei luoghi tipici, insomma, così. Questo libro proprio è fra i tanti tuoi libri, naturalmente, mi è piaciuto in modo particolare. Allora, Ti cara ringrazio. Paola, noi iniziamo questa sera. Qui ci sono, e saluto anche tutte le napoletane che stanno guardando, perché naturalmente Corrado Biancastelli è stato l'anima di Napoli. Per coloro che sono innamorati di questa cosa. Era un napoletano verace, Corrado, veramente straordinario. Una volta mi fece anche da guida a Napoli. Ricordo quella giornata con lui che mi portò in tanti posti di Napoli. Una bellissima giornata. Allora, Era molto simpatico. cominciamo un pochino a parlarlo. Guarda che io ripeto, al di là di Demofilo Fidani, indubbiamente non ho potuto conoscere Roberto Setti perché ancora non ero entrata in questa tematica, però guarda un po' Piancastelli sì, era anche amico di mio marito. L'ho Beh, conosciuto Corrado Piancastelli è vissuto fino a pochi anni fa, è fino a morto pochi, nel un 15, paio mi sembra. d'anni fa, mi pare, no Sì, Paola? nel 15 o nel 16, quindi pochi anni Ah. fa, e ha partecipato molto spesso ai nostri congressi. Ai nostri Quindi ho convegni è avuto l'occasione venuto. di incontrarlo lì, perché era Io, a spesso con dire la noi. verità, Paola, l'ho conosciuto ad Arezzo e c'era anche Sì. Giorgio De Simone. Sì, venivano insieme, certo. Sono stati Allora, due. Paola, cominciamo a vedere l'uomo, così come l'hai conosciuto tu, questo napoletano verace. Allora, la prima volta che l'ho visto a Napoli, nella sede del Centro Italiano di Parapsicologia, il CIP di Napoli, che è stato creato da Giorgio Di Simone, architetto, uomo di cultura, molto interessato a tutti i fenomeni medianici, e dove io sono andata insieme a Silvio Ravaldini, che frequentava già da tempo, il mio amico di Bologna. Andammo insieme, eravamo in 5-6, eravamo invitati a una seduta privata di Corrado Piancastelli. Io non l'avevo mai incontrato prima e questa seduta avvenne di mattina, perché noi arrivavamo a Napoli il giorno prima, di solito facevamo così, anche per rispettare i ritmi di Ravaldini di lavoro, eccetera. Arrivavamo a Napoli il pomeriggio precedente e poi dormivamo a Napoli, la mattina dopo nella sede del CIP c'era la seduta e lui arrivava tutto silenzioso con la coppola, non diceva una parola a nessuno perché evidentemente era già concentrato su questa seduta, questa trance che avrebbe dovuto affrontare e andava a entrare. Quindi io lo vidi entrare nella piccola sede del Centro Italiano di Parapsicologia. Sembrava anche, non ti dico arrabbiato, ma insomma molto serioso, non rivolse la parola a nessuno perché evidentemente era già concentrato nelle sue cose. Si è messo dentro una poltroncina, abbiamo fatto buio, abbiamo fatto catena e dopo un attimo, meno male che mi avevano avvisato, se no mi sarei spaventata, lui andava in trance con uno stress respiratorio pazzesco. Sembrava che stesse per tirare gli ultimi. Mentre Roberto Setti andava gentilmente in trance, si sentiva semplicemente il respiro diventare un po' più profondo, come uno che si addormenta e basta. Mentre Corrado aveva questo stress, ma veramente, quando mi aveva detto Silvio Ravaldini, guarda, non ti spaventare perché sembra uno che lo stiano strangolando. Infatti, benché fossi stata avvisata, dico, oddio mio, ma sopravviverà fino a questa mattinata. E poi quando sembrava che lo stress avesse raggiunto il massimo, che dico, non può andare oltre questo, non può resistere,
usciva fuori dalla bocca di quest'uomo una voce che non era la sua, una voce che aveva un accento indefinibile, certamente non della Val d'Aosta, un accento abbastanza meridionale, ma diversissimo da quello di Corrado, che aveva un napoletano strettissimo. Non si capiva bene che tipo di accento fosse, poi il tipo di voce era acuto, era molto molto diverso dal suo. E questa voce dava il benvenuto a tutti i presenti, diceva qualche cosa e invitava a fare domande. E così si sono sempre svolte le sedute. E così è stata la mia conoscenza. Poi ho parlato con lui dopo, quando è finita la seduta, che lui si è svegliato, eccetera, eccetera. Ma prima l'ho vista così, come era successo uguale anche con Roberto Setti. Andai la prima volta per una seduta, eravamo tutti in questa sala, tutti in attesa che lui arrivasse. Lui prima faceva una meditazione, poi quando era l'ora, lui arrivava silenzioso, si metteva sulla sua poltrona, si faceva il buio, anzi prima veniva letto la trascrizione della seduta precedente con tutti i messaggi dei maestri, poi si faceva il buio, lui andava in trance così, e io cominciai a parlare con lui dopo la seduta, anche nel caso di Biancastelli, però fu tutto molto molto semplice, molto casereccio, diciamo, perché eravamo pochi, perché eravamo proprio amici fidati di Simone e di lui. Io ero la persona nuova, però mi inglobarono immediatamente. Poi ci sono stati tanti altri incontri. Una volta andai anche con i miei figli, che allora erano ragazzetti. Eravamo a Napoli per altri motivi e a un certo punto Giorgio De Simone disse: "Ma vuoi partecipare con i ragazzi?" Va bene, io li avvisai. E loro avevano allora 16-17 anni, una cosa così, li avvisai che non si spaventassero di questo rantolo che lui faceva, e rimasero molto colpiti, devo dire. Però insomma poi sì, hanno recuperato, ecco. Ma comunque Allora, sono stati tanti. vediamo un attimo di farti, prima di entrare nel merito anche di questo fenomeno, di questi messaggi che riguardano appunto l'entità, che per me è stata una cosa fondamentale, è stato, vorrei dire, uno dei miei primi approcci alla medianità. Sì, veramente E sono messaggi perché unici questo, questi. ecco, questa entità di nome Andrea, capisci, qualcosa che mi affascinò proprio. E anche per questo che conoscemmo l'uomo, eccetera. Allora, parliamo dell'uomo, parliamo dei rapporti con la moglie, parliamo della sua medianità, quello che tu ne sai naturalmente. E anche del fatto che lui non volle far sapere all'inizio No, di no. questo che avveniva, appunto. Tant'è vero che ci sono dei libri che non hanno assolutamente il libro stesso, che, se mi permetti, lo faccio vedere un attimo Sì, solo. questo è il più famoso, ne sono stati Ecco, fatti altri, ma questo è il più famoso, il questo rapporto dalla libro dimensione X. è scritto da Giorgio De Simone ed è il Sì. libro più famoso, naturalmente, dell'entità. Adesso ne ha scritto uno anche. Mi pare uno dei nostri amici, mi pare Gaetano Villotta, qualcosa del genere, deve aver scritto un libro nuovo. Comunque, lasciamo perdere. Vogliamo un momento parlare di quest'uomo che di per sé, ripeto, si poteva presentare anche in un'area un po' familiare, diciamo, anche così molto napoletano, poi fra l'altro. Io ricordo che quando ci si parlava era molto cordiale. Però diciamo che ha avuto anche questo pudore di non far vedere al mondo inizialmente quello Sì, che era la infatti, sua personalità. infatti, per molti anni è andata così, non voleva farsi conoscere. Secondo me dipendeva anche dal fatto che lui ancora era attivo, era lui dipendente di un servizio pubblico e quindi credo che questa discrezione sia stata dovuta, anzi so che questa discrezione è stata dovuta anche al rispetto per il luogo dove lavorava, per non essere oggetto di curiosità, di domande eccessive, come anche Roberto Setti, anche lui lavorava per il comune di Firenze, poi lui morì prestissimo, per cui non ci fu neanche il tempo di pensare. Invece Corrado Piancastelli, quando andò in pensione, decise che era ora di far conoscere che cosa aveva fatto per tutta la vita,
quindi sì, il suo nome si è saputo, però per molti anni ha preferito di no. E lui aveva Quindi. scoperto la sua medianità molto presto, a 16 anni, facendo quelle casalinghe sedute col tavolino, come si faceva da tante parti, con degli amici. E questo tavolino, io non c'ero ovviamente. Hanno raccontato che cominciò subito a saltare per la stanza in maniera molto pesante e si capì che il medium era lui. Lui è un medium, una medianità molto forte, molto, molto intensa, molto sicura, molto stabile. Ha avuto un iter come medium molto tipico, cioè inizialmente anche fenomeni fisici, ma per un breve tempo. Breve tempo, lui, anche lui, prima il tavolino, poi la scrittura, poi la trance, questo è l'iter abituale di questi grandi medium, e poi dopo la trance è sempre stato il modo col quale lui è andato in contatto con l'altra dimensione, diciamo così. Ma diciamo che i primi tempi ci furono per un anno, mi hanno detto, ci furono dei fenomeni fisici. Come oggetti che si spostano, più tipo poltergeist, è quello che ho capito, abbastanza violenti e distruttivi, anche qualche contatto con varie entità. E poi, dopo pochissimo tempo, che lui era ancora un ragazzetto minorenne, il controllo di tutto quello che succedeva fu preso da questo Andrea, detto chiamato Entità A, che poi non l'ha più abbandonato fino alla fine, è sempre Allora, rimasto. facciamo indietro. Diciamo, le sedute, compresa quella che tu vedesti di mattino, quindi non avvenivano al buio come No, quelle di. si faceva il buio, chiudevano le finestre, Ah, si chiudevano le finestre, sì, si faceva il buio. si faceva Sì. il buio e poi lui entrava in trance, una trance voluta, quindi lui, tu dici Sì, che lui si cominciava. concentrava e riusciva ad entrare in trance. Non so con quali sistemi, concentrazione, meditazione, perché io so che lui per stare con noi veniva via dall'ufficio per 2 ore e non credo che fosse molto lontano dalla sede, arrivava abbastanza in fretta, si sistemava con la sua coppola, tutto, si sistemava nella poltroncina, si concentrava per 5 minuti e cominciava la trance. Io Proprio lo voleva. Però di solito col suo gruppo napoletano facevano le sedute di sera, ecco. Per noi, per comodità nostra, perché dovevamo ripartire poi nel pomeriggio, dopo di solito andavamo a mangiare il pesce insieme a Giorgio Di Simone, ma lui non veniva mai, lui tornava in ufficio. Io lui l'ho conosciuto dopo, quando veniva ai convegni, quando lo incontravamo, ma nei momenti del periodo delle sedute lui non era molto agibile, nel senso che veniva per farci una cortesia a fare la seduta. E poi tornava via, forse subito dopo la seduta non era neanche, non aveva neanche una gran voglia di andare a pranzo in un ristorante rumoroso, insomma. Noi invece andavamo con Giorgio e poi prendevamo il treno e tornavamo a casa. Quindi sono state belle, belle avventure che facevamo, belle Senti Paola, ma esperienze. diciamo che fondamentalmente quello che appariva era Giorgio De Simone, quello che faceva vedere, vero, quello che ha fatto conoscere. E mi è stato detto anche che c'è stato anche un periodo di non tanta armonia fra i due proprio per questo argomento. Sì, ma dopo tanti anni dopo, per moltissimi anni sono andati in perfetto accordo. Poi negli ultimi anni praticamente c'è stato un po' di dissapori, posso dire che non so neanche per quali motivi, cioè cose loro interne nell'ambito del Centro Italiano di Parapsicologia, non A so me per quali avevano motivi. detto proprio perché lui ci teneva a non essere troppo esposto, come invece De Simone volere o non volere, senza pure dire o fare dei nomi, l'aveva messo in pubblico. Se tu ricordi delle Mediterranee, c'erano diversi libri, c'era anche quello con uno pseudonimo che era Dodecam, è stato uno dei primi Sì, libri. questo è di Simone che ha scritto delle cose come Dodecan, ha scritto delle Ecco, cose con lo pseudonimo, perché di Simone aveva doti medianiche, era un sensitivo anche anche lui. lui. Sì, e a un certo punto cominciò anche a scrivere automaticamente, però anche lui non voleva farsi riconoscere e alla fine anche lui è andato in pensione, eccetera.
scritto delle cose dove ha fatto capire che aveva questa dote, che aveva la scrittura. Lui aveva la scrittura, non aveva la trance. Il Simone è stato un magnifico ricercatore in questi campi. È andato tante volte anche da Gustavo Roll. Per esempio, io andando a cercare nell'archivio tutte le lettere ricevute da Roll, ne ho trovate tante di Giorgio Di Simone, che attestano appunto la loro amicizia, la stima reciproca. Simone è stato un grande ricercatore. Se lui non avesse scritto questo libro, Il rapporto della dimensione X, non so se il caso dell'entità sarebbe stato conosciuto come lo è e se tutti questi messaggi avrebbero avuto il seguito che hanno avuto. E sarebbe stato veramente un peccato. È Grande vero. merito di Simone è stato anche di guidare questa medianità di questo giovanotto, di guidarla e di fare durante le sedute le domande giuste. Perché anche questo è importante, cioè se una medianità anche alta ha un seguito di persone che non sono all'altezza, naturalmente ne risentirà. Invece Di Simone era un uomo molto colto, molto intelligente, molto acuto, fra l'altro molto esperto di queste tematiche, per cui ha saputo guidare benissimo questa medianità e anche condurre, le conversazioni a un alto livello, facendo le domande che andavano fatte. In maniera conseguenziale, poi riprendendo il discorso, cercando di approfondirlo. Quindi è stato aiutato dal fatto che questa entità rispondeva a qualunque cosa tu chiedessi, a tutti i livelli, dimostrava una conoscenza infinita e anche un modo di parlare molto diverso dai soliti messaggi medianici, cioè molto oggettivo, molto forte, molto vivido, molto, molto sicuro. È abbastanza spoglio, non, senza fronzoli di nessun tipo. Chi ha letto il rapporto della dimensione X se ne rende conto, se ne è reso conto subito che è un linguaggio molto diverso. Io non rimasi anch'io come te subito affascinata da questo linguaggio. Il libro è scritto da Di Simone che E per racconta quello quello anche. che c'era e commenta i messaggi, li ha ordinati, è un grande lavoro. I miei messaggi quando arrivano nelle Guarda sedute. Paola, guarda. Alle sedute partecipò anche il grande Demofilo Fidani. Questo non lo so, non posso dire né sì né no perché non lo so. E un altro, guarda qua. Il fumatore pipa è introvabile, i libri sono ancora in produzione. Sì, sono ancora, sono. Io ne ho regalato uno da poco, un rapporto della dimensione X a una persona, l'ho ordinato alle Mediterranee che l'hanno mandato all'indirizzo che avevo indicato. Sì, ci Sì. sono. Comunque diciamo allora che questo uomo è stato, almeno per quello che l'abbiamo potuto conoscere, è stato un uomo che una volta giunto allo scoperto ha anche aiutato. Io so che ha partecipato addirittura ai convegni dell'Associazione Solange. Qui abbiamo una delle esponenti che è Susi Costantino e ha partecipato attivamente ai primi convegni che fecero anche a Napoli. Per cui diciamo che una volta uscito allo scoperto, non si tirò indietro anche ad aiutare genitori che avevano perso giovani figli. Io ho mandato persone da lui, salvo il fatto che, diciamo, al di là di questa sua disponibilità nell'esporre quello che è stato il grande messaggio dell'entità su cui poi adesso entriamo, lui come contatti per aiutare le persone non è che ne facesse, Paola, No, vero? non era quella la sua medianità, come non era quella di Roberto Setti. Loro avevano il momento delle sedute e quello che succedeva, succedeva. Esatto. Non erano a disposizione delle persone, era un tipo di medianità fatto così, non è né meglio né peggio, era una cosa diversa. Era per mandare messaggi, anche se so che a volte nelle sedute sia da Roberto che da Demof, che da Corrado. Ci sono stati dei messaggi di consolazione per le persone.
più da Roberto Setti che da Corrado Piancastelli, certamente. Poi diciamo No? naturalmente che di Corrado Piancastelli abbiamo molti video anche su internet per poter Sì. sentire. Ecco, io so che a Cattolica tu portasti anche proprio la voce e l'abbiamo sentita dal vivo, insomma, la voce del medium, ecco. Allora, entriamo nel merito dell'entità A di cui dovevamo parlare stasera e io, al di là di quello che dirai tu, sono rimasta molto colpita prendendolo in mano ultimamente dalle previsioni che sono state fatte sugli eventi del terzo millennio, perché lui ha parlato quasi in stato, diciamo, di previsione o come una premonizione proprio dei problemi da quello ecologico ad altri che avrebbero dato luogo, e questo l'ha detto Andrea, l'entità Andrea in varie occasioni, sottolineando, ecco qua. Leggo quel pezzettino che ho trascritto. Per arrivare alla civiltà del terzo millennio è disseminata di crisi, perché saranno proprio le crisi a mettere l'uomo di fronte a se stesso. Lo porteranno a riflettere, a meditare sui danni che ha apportato alla natura, allo sviluppo umano, ai rapporti sociali, danni provocati da un'eccessiva tensione per il dato tecnologico. Ma pensa, Paola, parliamo di tant'anni fa, verso una scienza salva tutto, per così dire, che in ultima analisi non è il toccasana che si credeva, perché l'uomo di fronte ai problemi e alle crisi continua ad essere inerme, e per giungere a quella civiltà bisognerà passare attraverso una serie di crisi che saranno inevitabili. Quindi parla di una terra Ragione. squilibrata. Lui veramente i messaggi dell'entità sono di una razionalità e di una puntualità e precisione e limpidezza come raramente, anche quando tratta dei fenomeni, di aspetti squisitamente spirituali. Lui è veramente tagliente come una lama di coltello, è una cosa incredibile. Io ho selezionato un paio di brani che da qui, se vuoi, li posso leggere. Uno Volentieri. che riguarda il momento della morte, che gli è stato chiesto che cosa succede nel momento della morte. E lui risponde questo, poi sarebbe più lungo, ma insomma vi leggo la cosa. Quando un uomo muore, trapassa, lascia il corpo, avverte improvvisamente come una grande separazione, come se qualcosa gli si fosse scrollato di dosso. La sua condizione è essenzialmente una condizione di confusione mentale, questo mi sembra molto logico. Egli avverte la leggerezza della propria attuale condizione, avverte il distacco dalle cose caduche, avverte soprattutto come tutto questo era prima oggetto di sue osservazioni dirette, diventa lontananza, trasparenza. E tutto gli appare così, leggero, lontano, quasi strano. Egli si ritrova non più a ragionare entro il metro del suo cervello umano, ma secondo una visione interiore. E quel che osserva non è più lungo i particolari, ma lungo superficialità di linee nelle quali i contorni acquistano sfumature varie. Egli avverte l'intima realtà di un'essenza che soverchia la materialità dell'idea e che si innalza verso lo stimolo di una carne non più esistente e aleggia libero, leggero, oltre i limiti del proprio io terreno. Questo essere, lasciato il corpo, si accorge immediatamente dell'enorme differenza che c'è tra la sua condizione attuale e quella di pochi attimi precedenti. E tutto intorno è immersione, tutto intorno è quasi sbigottimento. Tutto intorno è quasi una calma tensione, un'essenza che lo soverchia, che soverchia tutto ciò che della terra diventa relativo. Vedete che, ma io questo pezzo qui l'ho sempre amato un sacco, perché è proprio l'attimo immediatamente dopo, quando il corpo smette di vivere e l'anima si ritrova senza il corpo, senza questa pesantezza, quindi tutto è leggerezza e anche sbigottimento, perché è una sensazione
assolutamente nuova, assolutamente inedita e quindi lascia sbigottimenti. Io posso pensare soprattutto a chi pensa che dopo la morte non ci sia niente, che invece si ritrova ancora a ragionare, che magari vede il corpo lì che è rimasto lì, come ci dicono tante esperienze. E lui è sempre così, ha una lucidità incredibile. Poi vi volevo leggere anche un altro brano, se non ci sono. Un attimo, Paola, Sì. questa parte che tu hai letto adesso mi fa pensare molto, ti ripeto, è stato uno dei primi libri che ho preso in mano, poi il caso non esiste, Eh beh. e con questo nome di Andrea, poi sai, per me era particolare. E ricordo che questo momento della morte descritto in questa maniera mi diede tanta serenità perché avevo letto precedentemente sempre di un autore molto importante che tu conosci certamente perché appartiene alla Biblioteca di Bologna, che parlava di un soldato che dopo morto vedeva e guardava dall'alto la salma sua giù. E diceva, ma chi è quello laggiù sotto, no? E non si accorgeva che era lui stesso. Mi pare che l'avesse qualcuno della Biblioteca di Bologna. Chi è che l'ha scritto? Secondo Umberto me, guarda, Bozzano. potrebbe essere Bozzano. quel libro famoso di Ernesto Bozzano, La crisi della morte, che è un Ecco. libro che ha avuto un successo incredibile, è stato ristampato anche in epoca abbastanza recente dall'editore Armenia e io scrissi la prefazione di questa nuova edizione, perché Bozzano, che è stato un grandissimo studioso, raccoglitore, lui raccoglieva nell'epoca prima della guerra, che era l'epoca anche della grande medianità, arrivavano messaggi da medium di tutto il mondo, lui riceveva i bollettini di tutte le società di ricerca psichica inglese, americana, inglese, francese, eccetera, spagnola, e ricavava appunto tutte queste descrizioni del momento della morte. Quindi lui ha raccolto in questo libro, che si chiama appunto La crisi della morte, come viene descritto il momento della morte. Però questo attimo immediatamente successivo all'ultimo respiro non l'aveva mai descritto nessuno come l'ha descritto lui, questo momento di Diede tanto conforto. che non si capisce bene, però avverte la leggerezza del momento, avverte che tutto quello che fino a un attimo prima l'aveva interessato ormai è solo lontananza, è solo silenzio. Ecco, mi è sempre piaciuto molto, è anche Sì, a un me diede tanto conforto. bellissimo linguaggio, fra l'altro. Poi c'è un altro bel brano che ho isolato, che risponde alla domanda di qualcuno che chiedeva quando si vede Dio. Si dice che dopo la morte si andrà a vedere Dio. Invece Come lui, dice con molto Paolo. realismo, risponde così: non lo vedrà mai il Dio, come voi sapete, e nessuno di noi lo vedrà mai. Ma chi di noi pretende di vedere Dio? Nessuno. Io non mi sognerò mai di chiedere a Dio mostrati, perché Dio si è mostrato. Dio è questa grande perfezione è il respiro di Dio. Che cosa dunque posso io pretendere da Dio? Dio non ha niente da mostrare di diverso da quello che mostra continuamente. Ecco, Dio, dice l'entità, è questa grande perfezione. Qual è la grande perfezione? L'universo nel quale siamo immersi e del quale facciamo parte. Questo è Dio. Noi abbiamo una visione antropomorfa, cioè pensiamo di andare di fronte a un Dio che è un saggio con la barba bianca e che ci deve giudicare. Lui dice: Dio non si mostrerà mai. Dio è questo, che è questa grande perfezione. A me sembra molto saggio perché se noi troviamo che San Paolo ha detto vedremo Dio faccia a faccia, ma faccia a faccia di che? Non è possibile questo discorso. In effetti trovo che sia molto saggio questa risposta che ne viene anche in ambito religioso, ti pare? Lui dice: chi di noi pretende di vedere Dio? E con noi intende noi che siamo già nell'oltre, che siamo già nell'altra Ah. dimensione. Dice: se non lo pretendiamo noi non lo vedremo mai. Se non lo vediamo noi, non lo pretendiamo noi, come potete pretendere voi che questo avvenga? Dice Dio: si è già mostrato,
Dio è questa grande perfezione, è il respiro di Dio, cioè quello che vediamo, i mondi, l'universo, tutto il creato, e la nostra terra, noi stessi, tutto questo è Dio. Quindi c'è questa grande visione che va al di là di qualunque separazione religiosa, di qualunque credo, che vale per tutte. È veramente una risposta ad una lucidità. È tutto così, ecco, i messaggi dell'entità sono di questo, tutti di questo livello, di questo Senti grande Paola, sì. Corrado Biancastelli era religioso? Ma credo con questo tipo di religione, non credo che, certamente era cattolico, come siamo cattolici tutti, ma non credo che fosse il cattolico osservante, ecco, come per esempio era Roberto Setti. Roberto Setti faceva la comunione tutti i giorni, era un cattolico osservante, che però al contatto con gli insegnamenti che erano arrivati dai maestri, è arrivato a considerare anche l'idea della reincarnazione, perché i maestri ne parlavano sempre come di una necessità cosmica, come ne parla il rapporto della dimensione X, cioè la reincarnazione farebbe parte delle esperienze necessarie per evolvere, per andare avanti, quindi attraverso le tante vite si va avanti, ecco, questo è il discorso. Ma Quindi Corrado non credo che fosse osservante, non mi certamente era un risulta uomo. che andavamo anche alla messa durante i convegni, ma non mi ricordo di averlo visto. Non mi Non ricordo. era, non credo, non ci potrei giurare, ma direi che conoscendolo un po', però era un uomo di spiritualità, certamente, non può Cioè, uno partecipare come si può non di esserlo? questo, perché poi lui era un uomo intelligente, anche colto, quindi lui ha fatto molto tesoro di quello che di quello ne ha parlato. Lui ha anche sperato a un certo punto di poter far entrare gli insegnamenti dell'entità nei filoni culturali abituali della cultura generale. Questo non ha funzionato perché è molto difficile, è molto difficile. E saranno sempre insegnamenti per persone alla ricerca in maniera diversa dalla maggioranza delle persone. Però lui ha sperato questi insegnamenti così lucidi, così, come abbiamo visto, così logici e così aperti, ha sperato di poterli introdurre nella cultura nazionale, nella cultura comune, però è stata sempre poi scoperta l'origine, per cui si è capito da dove venivano questi insegnamenti, non tutti accettano queste fonti, ecco. È strano perché guarda, anche il nostro amico qui, guarda cosa scrive, il più presuntuoso paragone che l'uomo ha sempre detto a sua somiglianza. Mia idea che ho sempre pensato, sì, in effetti il discorso è proprio questo, cioè noi ritroviamo degli atti di presunzione anche proprio non dico nella teologia moderna, ma senz'altro in precursori del Vangelo oppure della divulgazione dello stesso che non hanno nulla a che fare e che nella grande medianità invece troviamo così limpidi, così sinceri. Sì, Anche è vero. quello che stavi dicendo a proposito della reincarnazione, che personalmente io poco alla volta, tu lo sai, che dovrei fare anche una diretta con coloro che vanno alla ricerca di altro. E tu sei più curiosa, vero? Io Vero sono che molto curiosa, sì, sono molto curiosa e vado incontro a tutto. Vado incontro a tutto, poi naturalmente accetto quello che mi sembra giusto, però mi piace informarmi di tutto. La dottrina dell'incarnazione è molto affascinante, ci crede mezzo mondo, fra l'altro, non è una cosa, mezzo mondo, anche tutto il le mondo orientale ci crede, ma anche tanti occidentali ci hanno creduto e continuano a crederci, cioè. Anche oggi molte persone sono attirate da questa dottrina. Io sinceramente non vedo grandi contraddizioni con la nostra, starò, forse qualcuno la prenderà per un'eresia, ma non vedo grandi contraddizioni, cioè fare più esperienze per crescere, per evolversi, per fare esperienza della terra, per andare avanti psicologicamente, moralmente, da tutti i punti di vista, insomma, per accrescere le proprie conoscenze.
Perché Guarda questo poi Paola, lo il nostro amico che sempre ti accompagna, ecco qua, vedere Dio nella mia esperienza è sapere di essere alla sua presenza. Mi è capitato in un sogno lucido di rivivere una cosa accaduta in sala operatoria. Era presente anche mio padre che era morto e siccome il vissuto era basato su un trasporto del cuore mentre avveniva di giorno, rivedendolo di notte nel sogno, sentivo di essere come alla presenza di un'estrema bellezza, conscia e grata. Bella esperienza. Noi dovremo parlare, Paola, nel nostro convegno, di settembre. Dovremo parlare dell'NDE anche magari da parte di un medico, se lo trovi, Sì. ecco, perché è un qualche cosa che mette davanti a questa realtà che abbraccia poi più convinzioni e le stesse posizioni della Chiesa. Il nostro Saverio che ti scrive sempre è quello che lavora appunto in ospedale, per cui è logico che in sala operatoria per l'anestesista ci si ritrova davanti a questi fenomeni. Situazioni, certo. A questi fenomeni, a queste situazioni. Allora, andando avanti, ripeto, sempre con i messaggi dell'entità che tanto hanno aiutato, chi sarebbe stato allora questo a guida, questo spirito Andrea? No, questo non, con certezza non si sa. Lui non l'ha mai detto, anche Andrea è un nome fittizio, non è il nome che questa entità ha avuto in vita. È un nome fittizio e non... Di Simone mi disse una volta che era stato un grande personaggio, un grande scienziato, però più di questo non so. Era Diciamo stato un... quindi che chi ne ha parlato di più è stato più De Simone che lo stesso Piancastelli, vero? Sì, certamente. Piancastelli negli ultimi tempi è uscito allo scoperto. Quello che ha scritto i libri veramente, che hanno riportato i messaggi, commentati, eccetera, eccetera, che ha fatto un lavoro da certosino, perché potete immaginare che lavoro è quando ci sono le sedute, vengono registrate, dopo bisogna sbobinarle e trascrivere tutti i testi, poi avvicinarli per tema. Quando lui ha fatto il libro, naturalmente ha suddiviso i messaggi per tematiche, e quindi richiede un lavoro di ricerca enorme. Il libro, fra l'altro, è molto, molto ponderoso. Quindi. E poi ne ha fatti anche altri, più piccoli, per aspetti secondari, per aspetti non secondari, parziali, ma il libro veramente fondamentale è questo qui, il rapporto della dimensione X, cioè se qualcuno vuole cominciare a conoscere questo caso, un libro che ha 50 anni, perché è uscito inizio anni 70, però è sempre fresco come il primo giorno, se guardavo in che anno è uscito, nel 73, 73, quindi sono 49 anni, cui Ecco. sono tanti anni, ma è un libro senza data, non è un libro che passa di moda. Anche i Certo. commenti di Simone, mi piace ricordarlo, ha fatto con questo medium Piancastelli, che è stato molto disponibile, ha fatto delle prove scientifiche come nessun altro. Io ne parlerei volentieri di questo, perché lui ha fatto un esperimento che posso raccontare a voce, un altro che invece voglio leggere perché è talmente preciso nei dati che Certo. voglio. Uno, a lui ha registrato la voce del medium in trance mentre attraverso di lui parla l'entità A. Poi le stesse cose che erano state dette in quella seduta, trascritte, le ha fatte leggere dal medium da sveglio. Quindi lo stesso testo detto spontaneamente dall'entità mentre il medium è in trance e poi dal medium da sveglio. Quindi la stessa cosa, con le due voci, molto diverse fra loro. Ha preso questi due campioni e li ha mandati all'Istituto di Elettroacustica di Torino, quello che fa anche le analisi per i tribunali, chiedendo se le due voci appartenevano alla stessa persona. E il risultato è stato che no, che c'è una differenziazione precisa tra le due voci, che le due voci appartengano a due individualità diverse. Di Simone, che era prudentissimo, disse: questa non è una prova definitiva, ma quantomeno un indizio importante che questo caso è
fuori dal comune, insomma, le voci sono state considerate dagli esperti non appartenenti alla stessa persona. L'altro esperimento è stato più complesso, quello che ho detto che volevo leggervi alcuni aspetti per essere molto precisa. Dunque, così, secondo esperimento, allora l'hanno fatto presso la clinica delle malattie nervose e mentali del Policlinico di Napoli, alla presenza di professori e tecnici. Di Simone era docente universitario di architettura e quindi aveva una posizione accademica, per cui riuscì a fare questo esperimento che sinceramente non tutti sarebbero riusciti a realizzare. Cioè fecero una registrazione dell'attività cerebrale del medium prima, durante e dopo la trance, con questi risultati. State attenti, prima e dopo la trance il medium ha presentato un'attività cerebrale con caratteristiche del tutto normali, quindi il medium era sveglio prima e dopo la trance. Durante la trance invece si è presentato prevalentemente il ritmo alfa, che è tipico degli stati di rilassamento, della meditazione a occhi chiusi, degli stati di sonnolenza, del vuoto mentale. Quindi il cervello del medium era a riposo, però durante la trance l'entità parlava velocemente e dialetticamente, il che non si concilia affatto col ritmo alfa. E questo è quello che hanno detto i medici. Adesso leggo il responso dei medici. La presenza del ritmo alfa, quando ci attenderemmo un tracciato desincronicizzato, non trova una sufficiente spiegazione. Però questo noi medici non se lo sono spiegati, perché però tutto si spiega ipotizzando che chi parla non sia il medium, ma un altro psichismo di un'altra mente. Allora, questi esami applicati alla medianità sono unici nel loro genere. Quindi non so se si è capito bene quello che è successo. Durante la trance del medium è stato rivelato il ritmo alfa, che è quello che si evidenzia quando si è in meditazione, in rilassamento, in sonnolenza e così via. Quindi il cervello del medium era a riposo. Altro che in quel mentre parlava in maniera molto dialettica e vivace l'entità. Qui dicono gli esperti, non si spiega in nessuna maniera dal punto di vista scientifico. E quindi Di Simone ne conclude che questo esperimento costituisce, cito, una prova perlomeno indiziaria della genuinità del fenomeno e dell'indipendenza della personalità che si esprime attraverso il medium dal medium stesso. E questo è stato un esperimento, secondo me, veramente molto forte, molto, sia questo che quello dell'analisi delle voci del medium e delle entità che appartengono a due individualità diverse. Simone è stato molto bravo da tutti i punti di vista, è una persona di grande razionalità e capacità, anche con le conoscenze e la cultura necessaria. E quindi io non credo che siano mai stati fatti esami di questo tipo a un medium. E lui Certo. invece li ha fatti. Un dischetto c'è insieme al rapporto della dimensione X, e poi invece altri esami li ha descritti nella sua rivista, Informazioni di Parapsicologia. Adesso non c'è più, da quando non c'è più Di Simone, non c'è più Piancastelli, la rivista non esce più. Come sempre, Diciamo direi che che De Simone poi non, come del resto Piancastelli, diciamo che aveva anche una sua, per carità, senz'altro con te ci sarà stato un rapporto anche familiare perché l'abbiamo anche messo in diretta cattolica, eccetera. Però io l'ho trovato anche un po' rigido proprio nelle sue convinzioni, era molto serio, sapeva ben discriminare, andare a fondo delle cose De Simone, anche per quello che riguardava la medianità di Piancastelli, vero? Sì, molto. Era un uomo estremamente logico, razionale, un filino severo, però un uomo di grandissima Un umanità. po' Cioè, se tu severo, lo sì. conoscevi un po', era un uomo buonissimo, anche ironico, nell'amicizia, nell'intimità. Lui davanti a un pubblico era molto, molto serio, molto, non dico severo, ma insomma molto, molto preciso nelle sue cose, quindi parlava
veramente con cognizione di causa, e qualcuno può averlo trovato. Diciamo che non aveva niente del napoletano, anche perché non era napoletano. Lui era nato a Nizza, era bilingue, ed era, si è trasferito a Napoli, non ricordo per quale motivo, ma non era un napoletano, era come carattere diametricalmente opposto a Piancastelli, che invece era il napoletano classico. Ecco, forse anche per questo che può essere stata qualche discussione tra i due, ma non che riguardasse il centro nel quale erano, proprio prese di posizione. Io ricordo ad Arezzo quando De Simone prese posizione a fronte di quella che si parlava, la medianità delle madri, che adesso, sai, con l'avvento poi diciamo della psicofonia, di tutto quello che c'è stato in seguito della metavisione, eccetera, che allora non c'era ancora, ma adesso insomma è imperante, è alla portata di tutti, anche pensando che non sempre le cose siano autentiche. E De Simone prese una posizione molto rigida perché disse: ma di quale medianità siamo qui a parlare? Questi possono essere, disse, contatti di conforto, ma non certamente autentica medianità, che invece noi poi, parlando fra noi, Paolo, abbiamo detto di essere più possibilistiche, magari un Sì, beh, pochino lui più. era molto prudente, non voleva che la gente si illudesse e No. rimanendo poi eventualmente dopo ancora più delusa. Quindi si sa che naturalmente quando si ha bisogno del conforto di un messaggio, di un contatto, si tende magari ad essere meno scientifici di quanto lui ha potuto fare, perché nel rapporto con Corrado Piancastelli non c'era altro che la ricerca scientifica, diciamo, non c'erano motivi personali di conforto, eccetera, anche se dal punto di vista così personale, intimo, lui può avere desiderato certe risposte. Anche questo lo dice tutte le domande che lui ha fatto, che si riferivano appunto al momento della morte, anche al dopo, alla dimensione spirituale e così via, certamente rispondevano a una sua esigenza. Però non era un uomo che aveva bisogno di illudersi o che andava cercando un messaggio di No, conforto. sicuramente. Sì, lui ha fatto questo lavoro proprio dal punto di vista dello scienziato che indaga un caso eccezionale di medianità e che cerca di ricavarne tutto quello che si può ricavare dal punto di vista dell'informazione. Ecco. Sì, noi abbiamo comunque, per chi volesse, abbiamo la conferenza di Piancastelli. Io mi ricordo che l'ho perseguitato molto quando venne per quell'ultima conferenza che fece, ti ricordi? Eh sì. Sì, che fece da noi a Cattolica. E anzi, dovrei averla, vedo se mi riesce poi di pubblicarla. Ce l'ho sul sito internet nostro, proprio perché riguardava un qualcosa che lui aveva portato anche di quello parlava proprio non dell'immagine, diciamo, del concetto di Dio, che è moltissimo importante quello che tu hai letto prima. Vediamo questo intervento. Sarebbe stato molto interessante un esame analogo a Roberto Setti, forse erano altri tempi, per confrontare la sua voce con le tante altre dei maestri che si manifestavano durante le sedute. Ma guardate che adesso non è stato fatto, però si potrebbe ancora fare, Certo. perché esistono, si trovano su internet, su YouTube, interviste a Roberto, interviste telefoniche fatte a Roberto. E ce n'è una che gli fu fatta da Pietro Cimatti, che ho risentito anche da poco tempo fa, quindi lui da sveglio, mica in trance. E poi Certo. esistono le voci dei maestri. Esistono le voci dei maestri che sono state registrate, che a volte sono anche inserite nei libri. Quindi, al limite, si potrebbe anche fare. Certo, non con la metodica usata da De Simone, che ha fatto leggere al medium da sveglio lo stesso testo che aveva detto in trance. Questo non si può più fare, purtroppo. Però si potrebbe fare questo esame. Loro non pensarono mai a farlo. Nel caso di Roberto Setti, poi non era un'unica voce, ma c'erano 7-8 voci, ogni volta se ne alternavano tante ed erano molto diverse una dall'altra.
si sentiva a uno che avesse un orecchio un po' esercitato, si sentiva il timbro di Roberto sotto sotto, proprio alla base. D'altra parte era logico perché l'apparato fonico era il suo, però le voci erano diversissime fra di loro, c'erano voci di donna, di uomo, di vecchio, di giovane, di bambino. Voci, François per esempio si esprimeva con accento francese, un'altra entità si esprimeva con accento inglese, ma veramente incredibile che uno potesse. E poi con Setti tutte queste entità diverse portavano avanti ogni volta il proprio tipo di discorso, con una conseguenzialità, un'originalità straordinaria, cioè la stessa entità si manifestava ogni volta parlando più o meno sulle stesse tematiche, portando a farne un discorso che è rimasto intatto nei decenni, come Senti, carattere, come qualità. e per quello che riguarda invece Biancastelli, non è che ha avuto molti contatti con varie entità, cioè tutto è convogliato nell'esperienza di Andrea. Sì. Io questo non c'ero allora, ai primi tempi, che appunto i primi tempi ho letto, mi diceva anche lui mi diceva che i primi tempi c'erano stati questi fenomeni fisici e si sono presentate varie entità e poi a un certo punto ha preso possesso del medium questa entità che evidentemente doveva portare un insegnamento. E questo è andato avanti fino a che per 50 anni, anche di più. Perché poi è entrato Di Simone che ha portato avanti un discorso molto a un alto livello culturale e quindi ha parlato questa entità veramente per decenni. Senti Paola, poi diciamo che la medianità di Piancastelli si è affievolita a un certo punto, va bene, lui è diventato anziano, però c'è stato anche questo grande rapporto con la moglie, vero? Perché lui è stato attivo finché ha avuto la sua compagna vicino. Ma dunque, sì, poi la moglie, adesso non ricordo come si chiama, l'ho incontrata tante volte anche lei, è morta prima di lui, e lui poi ha sposato un'altra persona che già conosceva, che faceva parte del loro gruppo, che è stata anche molto vicina alla moglie, perché la moglie era cardiopatica, ha sofferto parecchio, a un certo punto non lo poteva più seguire perché non ce la faceva. È stato quasi un passaggio indolore di compagna vicino a lui, credo anche non osteggiato dalla moglie, ormai molto ammalata. E dopo Ma lui. la compagna di lui, io parlo di questa, per lui quando è sopravvenuta la morte di questa non è stato più lui, perché io ho mandato delle madri da lui e c'è andata anche Tina Zaccaria, sai, quella mamma Sì. di lui, ecco, e mi disse appunto che lui gli aveva detto che da quando se n'era andata la sua compagna, lui non aveva nemmeno più contatti col mondo spirituale, così, se così vogliamo dirlo, Ma dunque, io in so, io negli presenza. ultimi anni non ho più, non è venuto lui una volta, l'ultima volta che l'ho visto, sarà stato però diversi anni prima che mancasse, che è venuto una volta a Bologna, alla sede della nostra biblioteca. Lui era molto amico di Ravaldini, come dicevo prima, e fece una seduta lì, per un piccolo gruppo di amici, ero presente anch'io. E poi so che però anche negli ultimi anni che aveva qualche problema cardiaco anche lui, infatti è morto poi di infarto in pochi minuti, e faceva ogni tanto delle sedute per un gruppo di intimi, ecco, ogni tanto ne faceva ancora. Aveva già una certa età, adesso non mi ricordo quanti anni avesse, ma penso che avesse superato gli 80 probabilmente Sì, quando è sì, sì. È mancato. mancato anziano. Alla fine, insomma, lui non conduceva una vita normale e ha abbandonato anche questa sua Sì, mi dicono medianità. che ogni tanto faceva lo stesso, anche se ufficialmente non faceva più. E comunque ogni tanto c'era qualche seduta, però è stata grande medianità che ha avuto una sua parabola, come tutto nella vita, quindi
lui ha avuto tantissimi anni di attività piena, dove era un uomo molto vigoroso, e poi gli ultimi anni naturalmente la cosa è declinata, come logico che sia, ecco. Come è logico che sia, diciamo che tutto è concentrato in questo rapporto forte con questa entità che di per sé ha lasciato dei messaggi che sono tuttora, come dicevo. Sì, a me ha colpito tantissimo andando alla ricerca ancora di quello che avevo letto da giovane, insomma, i primi tempi che l'ho avvicinato, con questo della previsione di una premonizione dell'epoca attuale che noi Sì, viviamo. è vero, Pensiamo, è vero. Delle tensioni, delle difficoltà. questo brano, Paola, questo brano che ho letto precedentemente è del 1987, per cui lui l'ha scritto in quel periodo. E questo messaggio mi sembra che sia dei giorni nostri, quasi Sì. che noi vediamo adesso quello. Chiama appunto la terra squilibrata e che tutti dovrebbero avere coscienza di una civiltà da ricostruire sull'uomo e non sulla tecnica, perché che io sappia, in nessun punto dell'universo si è mai edificato qualcosa prescindendo dallo spirito. Ed è Andrea quello che dice queste cose. È proprio centrato come sempre sulla visione della realtà da parte dello spirito, quindi un messaggio altamente di contenuto spirituale e anche vorrei dire molto moderno. Io vorrei invitare tutti a prendere questo, c'è anche una nuova edizione, come dicevo, di Vitaliano Billotta che è uscita da poco, ma perché no, il nostro amico, anche il dottor Canonico, potrebbe rivedere la edizione che è andata a Ruba proprio. Ma è stato, ha avuto innumerevoli edizioni, sai, questo libro. Esatto. Guarda, anche questo che ho io, ne ha avute, ne sono segnalate già tante. È stato un libro che ha avuto moltissimo successo, e di edizioni ne ha avute moltissime, e continua ad essere venduto, adesso naturalmente meno che i primi tempi, però è un Ma caso di sai, grande. forse meno dei primi tempi perché quelli che sono rimasti, diciamo, in auge da sempre sono quelli del Cerchio Firenze, perché il Ma perché c'è Cerchio stato un Firenze gruppo di d'Italia, amici? esatto, mentre invece con De Simone, i cui libri, ripeto, io l'ho chiesto anche a Canonico, perché non ha ristampato quel libro di Dodekam, L'indomani della morte, che per me fu un toccasana nel momento tragico proprio nel quale mi sono trovata. E quindi anche questo dell'entità, come altri libri, andrebbero sempre riproposti, anche se non c'è più un centro a Napoli che si occupi Eh di sì, queste due perché poi c'è persone. stato anche il fatto che i figli di Piancastelli non si sono interessati alla cosa, non erano interessati, per cui dopo non hanno portato avanti più di tanto il discorso, anzi non l'hanno portato avanti per niente. Quindi finché c'è stato Di Simone, che è mancato poi 3 anni fa, anche se lui è mancato anche lui parecchio anziano perché aveva credo oltre 90 anni ed era un cardiopatico grave, quindi per esempio erano anni che non veniva più ai congressi, quindi non poteva più viaggiare e così via. Però finché c'è stato lui, che ogni tanto faceva testimonianze, pubblicava la rivista e così via, il discorso è andato avanti. Poi c'è stato il vuoto lì intorno, e mentre intorno al Cerchio Firenze 77 c'è un numero, meritatissimo, per carità questa cosa, un numero di persone validissime. C'è Renato Del Favero, con il quale abbiamo parlato tante volte, c'è Enrico Ruggini, insomma, ci sono parecchie persone, anche giovani, che portano avanti il discorso e E vengono infatti, considerati. guarda, il gruppo dedicato ad Andrea c'è, ma è congelato. Lo gestivo con l'amato Giorgio. Ecco, Chi è che questo scrive è. che non è firmato? Sì, adesso te lo dico: è Mirella Greco che Ho lo capito. scrive. È una delle nostre amiche che troviamo sempre. La Forse il persona. gruppo c'è perché indubbiamente non può essere svanito nel nulla, però manca
l'elemento trainante, come Grande. ha detto Giorgio, che organizzava, che riuniva, che si parlavano, si leggevano i messaggi, li si commentava, come viene fatto a Firenze ancora. Firenze fino a prima del Covid c'era una riunione al mese in un albergo che mi pare che si chiamasse Mediterraneo, dove un sabato al mese si riunivano tutti gli amici che venivano anche da fuori per leggere i messaggi, parlare, raccontare degli episodi, e credo che lo continueranno a fare se non hanno già ripreso. E poi, so, Ruggini ha scritto 3 libri adesso raccontando delle persone che frequentavano, lo so bene perché c'è un capitolo dove racconta anche di me, quindi me lo fece leggere prima di pubblicarlo. C'è Del Favaro che ha fatto quei bellissimi video, che basta andare su internet e mettere Renato Del Favaro Cerchio Firenze, escano fuori gratuitamente questi video che lui ha fatto, Sì, raccontando meraviglioso. tutta la storia del cerchio, parlando di tutti i fenomeni che avvenivano, dell'insegnamento e così via. Ecco, per l'entità è mancato questo apporto. Pensate Sì, che Roberto è morto peccato. nell'84, sono tanti anni che è mancato, eppure è molto vivo ancora il ricordo. Sì, è vivo perché il gruppo è vivo. Questo è il discorso. Il gruppo è vivo ed è Gruppo un è vivo, sì. peccato perché sì, queste medianità forti. Io non dimenticherò mai la pelle d'oca, Paola, quando tu facesti a Cattolica quella tavola rotonda dove c'erano i maggiori esponenti ancora presenti. E faceste ascoltare quelle voci con i video in teatro, il teatro della regina fu una cosa, Eravamo là, sì. mamma mia, c'era anche la sorella di Setti, mi ricordo. Bene, Già. allora diciamo che un'oretta con l'aiuto sempre straordinario della tua esperienza e delle tue conoscenze è volata e diciamo che invitiamo le persone a seguire queste. Beh, io vorrei dire che questi insegnamenti fanno parte di una spiritualità che non è estranea anche al praticare qualsiasi religione, che può essere islamica, No, monoteista, secondo me è naturalmente. perfettamente È conciliabile. vero, è conciliabile con tutto lo stesso tema della reincarnazione di cui si parlava, messa nel modo giusto e forse, sai, molti si rifanno al fatto che noi siamo unici e irripetibili, ma come spirito è una cosa, come corporeità io non ci vedrei qualche cosa di così estraneo o un vilipendio alla religione. Bisogna che ne senta, che senta qualcosa dal mio amico Padre Maggi, che cosa ne dice lui Lo che è devi sempre dall'altra interrogare, se parte. lui è la persona giusta. Lui è la persona È una giusta. buona idea, lo ascolterò Una buona idea. volentieri. Sì, Allora, trovo lo cara Paola, noi ci spirito vediamo. libero come lui. Infatti, il suo libro, uno degli ultimi, che dice La verità ci rende liberi, e dobbiamo pensare proprio questo, vero? Allora, noi, Paola, carissima, ci lasciamo con tanti ringraziamenti da parte nostra, di tutto il gruppo che ti segue sempre con molto piacere. Diciamo che il 30 sarai ancora con noi perché adesso c'è una parte intermedia che riguarda sia me che te e vediamo come possiamo appunto colmare questa piccola settimana che senza di te è diventata così importante, insomma sarà un Vabbè, po' difficile, però nel nei limiti frattempo. del possibile, degli impegni tuoi e miei, settimana prossima proprio non riusciamo a incastrarci. Non riusciamo a incastrarci per vari motivi. Ricordati, Paola, che tratteremo questo tema Va che per bene, me cercherò le immagini, cerco un po' di sì, immagini. per me è molto importante che noi li vediamo, questi luoghi di forza, e li vediamo con le immagini giuste, anche se qui sono in bianco e nero, questo libro per me è straordinario. A questo punto, una buona serata, Paola, e grazie di tutto. Un buon Grazie a te fine mese. dell'accoglienza, dell'ospitalità e grazie a Ecco, tutti quelli che hanno ascoltato. E buona serata a tutti. vediamo il nostro amico che ci lascia sempre con un suo messaggio importante. In una sola vita, in questo corpo, lo spirito che è eterno può solo fare la esperienza che deve.
ma una sola parte della pienezza mai raggiunta. Poi tutte le anime si appartengono e devono potersi conoscere. Anche per questo c'è vita oltre questa vita. Ecco, lui, vedi, ha la profondità di mettere d'accordo tutti, il nostro amico Saverio, che è sempre quello che ti segue con tanta regolarità. Paola, ti sei fermata? Sei ferma? Ecco, benissimo. No, Adesso perché tocca a non me. Non era ti diventato muovere. tutto nero. Ah, era diventato Siamo un po' nero. ancora in linea? Sì, siamo in linea con i saluti. Allora, Bene. un abbraccio grande, buona serata a tutti e a presto, arrivederci. Arrivederci, alla Quando prossima. Arrivederci. grazie. Ciao Edda.